dovuto fare anche questa conferenza stampa anche da Augusto, perché purtroppo la sanità nella nostra provincia è in particolare da Augusto, è in decadenza e non abbiamo visto nessun risultato. Tutte le promesse che hanno fatto da qualche anno a questa parte non abbiamo visto niente. Io parlo solo delle quattro oncologie, promesse ma fatte niente. Si è parlato di oncologia, di fatto d'eccellenza, ma non abbiamo fatto niente. Ma parliamo anche sulla neurologia, c'è un reparto chiuso e c'è la ginecologia, è chiuso solo ambulatoriamente, con quattro medici che hanno la volontà di lavorare. Ma non l'avete invitato? La neurologia, il reparto neurologia, è chiuso un reparto intero. Ma è chiuso in ospedale, no? In ospedale. E non male una cosa di questa. Carenza di organico. E gli infermieri fanno a cazzotti. Perché non è possibile che si ammazzi e poi ci vanno di mezzo gli ammalati. Lista di attesa assurda. 6, 7, 8 mesi, un anno magari. Pure pagando. Io mi pagando. E mi diceva un medico, non dico il nome, dice 30 anni fa faceva la gastroscopia. Quando cioè, ha parlato anni no. Di 30 anni fa, no. No, a distesa lunga, ho detto. Sì, anche un anno. Anche un anno. Mi diceva che 30 anni fa c'era un medico, che era il dottor Assenza, da fare da dove, che faceva, dopo 30 anni che sono aumentate le esigenze, c'è sempre un medico. Anzi erano due o c'era sempre, Passanisi, e poi l'hanno portato a Siracusa. Da quel momento, fare una colonoscopia, passano. O che anno magari? Infatti, più di un anno. Prestia è stata una settimana, in ferie non è stato studiato. E quando una persona, un medico è in ferie, chi è lo studisce? Abbiamo fatto anche una petizione popolare sulla sanità. Non abbiamo avuto nemmeno nessuna risposta, anche ho avuto a partecipare. Ma è possibile che il direttore sanitario, quello provinciale, non dà nessuna risposta? Noi vogliamo sapere, la sanità, Augustana. Il direttore generale, che è un commissario straordinario in questo momento, è il dottore Zappia. Poi che dirige dal punto di vista sanitario questo distretto, ancora il dottore D'Agno. L'ultima cosa, noi vogliamo sapere, la sanità di Augusta, per quello che rappresenta questa città, dove vuole arrivare? Perché io sento parlare alle persone, i cittadini, e sono rassegnati e hanno la convinzione che questo ospedale deve chiudere. E noi a questa designazione come CCN, come Camera del Lavoro, non ci stiamo. Siamo disponibili, abbiamo detto che siete pensionati in un'assemblea congressuale, di scendere in piazza in testa ai pensionati, chiamando a tutta la gente della città. Perché Augusta, per quello che rappresenta, zona industriale, porto e casa di reclusione, vuole un ospedale degno di queste cose, di questa persona. Per questo vi racconto l'ultima barzelletta, è una barzelletta, c'è da Augusta, c'è un medico che può fare una prevenzione volontariata, costo zero, e prevenzione con l'antifumo, che serve per i tumori e per gli infarti, non ci firma nemmeno l'autorizzazione e non ci costa niente all'ospedale. Quella che ci hanno fatta, cioè sì, non l'hanno fatta con l'hanno fatta l'anno scorso, quest'anno ci hanno dato l'autorizzazione, è andata bene. Come si chiama? E non ci costa niente. Scandurra. Perché non viene autorizzata? Costa le medicine che non lo so. Zappia, in prima persona. Perciò, per questo, a questo punto, io ora però lavoro, sono caro il segretario, anche per andare in particolare, perché ho toccato tutta la provincia, io ho toccato questi punti di Augusta, che interessa anche a noi, cioè augustani, ma interessa tutta la provincia, perché la sanità, se continua così, diventerà una colonia di altre città, di altre province, Siracusa. Ho finito. Io volevo darvi un paio di, poi vi leggete nel comunicato contenuto, volevo fare un paio di considerazioni. Intanto la presenza qui della segreteria provinciale e del responsabile della categoria della funzione pubblica significa che la CGL in tutte le sue articolazioni sta ponendo come priorità la questione della sanità nella nostra provincia. Se vi ricorderete, alla fine dell'anno, quando abbiamo fatto la conferenza stampa, io ho indicato la sanità come uno dei 5 punti su cui la CGL di Siracusa si sarebbe impegnata nel 2014 e stiamo proseguendo quell'impegno che avevamo assunto. Perché lo stiamo affrontando con questa urgenza? Perché abbiamo la sensazione netta che per effetto delle scelte del governo regionale
che riguardano, riguarda la nomina dei nuovi direttori generali delle ASP, nomina che sta ritardando, noi stiamo mettendo, diciamo, tutta la vicenda della sanità a bagnomaria. Per cui la prima parte, che era quella della smobilitazione della sanità che c'era, è stata realizzata. Quella che dovrebbe essere la seconda parte, quella della realizzazione del nuovo, rimane imbrigliata in una logica di, come dire, di lungaggini burocratiche e anche di mancate nomine, perché questo commissario, il dottor Zappia, ha scelto l'alibi di dire ma io aspetto di capire chi dovrà dirigere l'ASP Siracusa, quindi io non posso prendere decisioni, sono nella fase della transizione e quindi dovete aspettare. Per cui noi non ci stiamo alla logica dei due tempi, perché la riforma sanitaria gli effetti negativi li ha prodotti tutti, quelli positivi invece non si vedono, e non ci stiamo neanche alla logica del perdere tempo, dell'allungare i tempi. Qualche giorno fa si è fatta una conferenza stampa, un incontro a Noto della Commissione parlamentare regionale alla salute alla presenza dell'assessore regionale, anche sul Noto si tende a prendere tempo e ad allungare i tempi sul futuro e sul destino dell'ospedale di Noto. Abbiamo la sensazione che anche per Augusta stia calando questo, diciamo, questo velo di incertezza. Ma nel piano, mi scusi, mi interrompo, nel piano, quello programmato, che però ancora la regione non si la doveva approvare, cioè praticamente sparisce di fatto proprio la chirurgia. Sparisce la chirurgia, sparisce la pediatria, che ci hanno preso in giro per anni. Però non c'è. Però questo, neanche negli ospedali. Questo ospedale dovrebbe, attorno all'oncologia, l'oncologia di eccellenza, dovrebbe recuperare anche il pezzo di chirurgia e dovrebbe, attorno a questo, secondo noi, recuperare anche la pediatria che è legata a questo settore. Beh, ma se non parte questo progetto di creare ad Augusta il polo di eccellenza oncologico, noi non riusciamo a rimettere piedi, in piedi questo, questa prospettiva dell'ospedale. Quindi da un lato c'è questa nostra preoccupazione, che riteniamo molto fondata, che diluendo e allungando i tempi chi dirige e chi governa ha la, come dire, l'aspettativa, la speranza che la gente si dimentica che c'è una questione ospedale Muscatello ad Augusta. Dall'altro abbiamo la sensazione, che diceva prima Carmelo, che la gente, i cittadini di Augusta, ma anche dell'intero comprensorio, avendo vissuto come una sconfitta tutta la battaglia che è stata fatta per difendere l'ospedale, adesso ci sia quasi una sorta di rassegnazione, per cui nessuno è in grado e disponibile, ha la voglia, la grinta, l'entusiasmo per riprendere questa battaglia e per difendere questa prospettiva futura per l'ospedale Muscatello, che sarebbe in ogni caso una prospettiva utile agli augustani e all'intero territorio. Questa è la ragione per cui noi veniamo ad Augusta e lanciamo questa mobilitazione. Poi la collegheremo alla battaglia per l'ospedale di Siracusa, per l'ospedale di Noto e al miglioramento della sanità in tutta la provincia. Ma su Augusta e sul Muscatello intendiamo fare una battaglia mirata per rilanciare le ragioni per cui questo ospedale deve essere salvato, perché, come diceva Carmelo, io questa cosa la voglio sottolineare, l'ospedale Muscatello non è soltanto l'ospedale di riferimento per i cittadini dei comuni che orbitano in questo distretto, è anche l'ospedale di riferimento per una comunità che lavora nella zona industriale e che vive in questo territorio, che svolge la sua attività lavorativa in questo territorio, compreso il porto di Augusta. Quindi il bacino di utenza si allarga moltissimo e prevalgono anche le ragioni che riguardano la salute in un territorio devastato dai temi ambientali e industriali. Quindi questa è la vocazione che noi vediamo per l'ospedale di Augusta. Come la vogliamo affrontare questa vicenda? Vogliamo vincere la rassegnazione che cogliamo e la disillusione che cogliamo nei cittadini,
e anche la distrazione che cogliamo nella politica e nelle istituzioni la vogliamo vincere, diciamo, rimettendo in piedi quel movimento che portò ad Augusta a fare una manifestazione con più di 10.000 persone. Noi pensiamo che Augusta meriti l'ospedale, meriti una ripresa di attenzione da parte intanto nostra, e quindi, come vedrete nel comunicato, non abbiamo fissato la data perché la vogliamo condividere anche con gli altri soggetti, però nel giro di 15 giorni noi vogliamo fare qui ad Augusta un incontro con tutte le associazioni, i movimenti cittadini, singoli cittadini che hanno partecipato alla battaglia, alla mobilitazione in difesa dell'ospedale Muscatello, perché assieme dobbiamo rilanciare questa battaglia. Annoto, questo movimento c'è, esiste, si fa sentire. Noi vogliamo che anche ad Augusta possa esserci la ripresa di questo movimento e vogliamo contribuire a farlo. Siamo in una condizione strana perché Augusta non ha una direzione amministrativa, non ha un governo della città che è commissariato, sembrano scomparsi i partiti, la politica è scomparsa, quindi pensiamo che spetti a noi fare un passo avanti e invitare a fare un passo avanti anche i movimenti, le associazioni, a tutti i cittadini che individualmente o in modo collettivo hanno partecipato alla battaglia in difesa dell'ospedale. Questo è il momento di ritornare in campo per difendere il futuro di questo ospedale, e difendere l'ospedale di Augusta significa difendere anche un pezzo di sanità importante per l'intero territorio provinciale, perché questa vocazione al polo oncologico è un'esigenza per gli augustani, per i cittadini del polo industriale, dell'area industriale, ma è un'esigenza per l'intera popolazione della provincia di Siracusa. Questo è il senso della nostra iniziativa, la stiamo annunciando, vogliamo arrivare a coinvolgere gli altri, non c'è da parte nostra nessuna voglia di protagonismo, vogliamo essere, contribuire assieme ad altri a creare questa condizione e a far tornare il tema sanità ad Augusta come tema prioritario. Si tratta di riaccendere i riflettori e, come vi dicevo, dobbiamo sconfiggere l'apatia e la rassegnazione dei cittadini, che è giustificata dagli scarsi risultati che abbiamo raggiunto fino ad ora, e la distrazione, la disattenzione della politica e del governo regionale. E non può essere che, visto che c'è il commissario, non parliamo di nulla, perché fino a quando c'è il commissario non si può fare niente. Noi pensiamo che invece questa battaglia vada condotta adesso e abbiamo bisogno dell'attenzione della politica, dell'assessore regionale alla sanità, alla salute Borsellino, perché questo tema venga messo in agenda e affrontato rapidamente, con urgenza. Questo è il tema, non so se vogliamo aggiungere altre cose, però nel comunicato comunque poi il dettaglio delle cose lo potete leggere, insomma mi sembrava superfluo leggere il testo del comunicato quando sottolineare queste due questioni che a noi sembrano importanti, la ragione per cui siamo qua e gli obiettivi che ci muovono. Poi a quelli che mi hanno dato per l'ennesima volta l'indirizzo email, io appena arrivo in ufficio vi farò avere il comunicato. Finito? Se non ci sono domande, che succede se in base al RAO, raggruppamento omogeneo, eccetera, per fare la richiesta per l'inizio di controllo, si oltrepassa i 180 giorni come previsto dalla legge? Cosa potrebbe succedere se non viene rispettato dall'ASPA questo tempo? Cioè io posso chiedere, visto che lo faccio un esempio, la colostomia che io faccio continuamente, e dopo 17 mesi me l'hanno fatto, quindi oltre 180 giorni, si può chiedere l'imposto all'ASPA per le spese fatte, lo prevede la legge, oppure cosa succederebbe? Cosa succede in sostanza? Ma di fatto non succede nulla. E quindi che significa allora in termini di perentorio? Anche perché probabilmente quando lei va a fare la richiesta è come se facesse una difesa d'ufficio dell'ASPA, non mi interessa proprio, perché sei prima a denunciare questa storia delle liste d'attesa.
Ma in nessun posto dell'ASP l'hanno messa allora, in coda? Però no, oltre, oltre i termini. Allora, la legge prevede del RAP che entro determinate patologie deve essere breve, programmato, eccetera, eccetera. Io ho programmato, io ho prenotato tre visite diverse, colonoscopia, duodenoscopia, eccetera, eccetera, esofago, tutti oltre i 180 giorni, tutte e tre. Allora, cosa succede visto che la legge prevede? Siccome la legge non prevede che queste devono essere entro i 180 giorni, che succede se non succede il 181esimo o il 181esimo? Allora che sta scrivendo fare questa cosa? Non è come tutta una serie di altre leggi che scrivono, non è che sono inadempienti soltanto no, rispetto a quando c'è un'adempienza della legge c'è una penalità in corrispondenza alla inadempienza della legge. Qua c'è l'inadempienza. La cosa che dobbiamo, il quesito che questo, dobbiamo porre se è potete, se il cittadino si può rivalere sull'ASP andando a chiedere nei rimorsi e sostenendo le cose. Questo è il quesito. Lo faremo. Perché chi sa fino a quando non perché se non c'è un altro pesante, se non sono sul pesante a caso che posso fare la cosa fare gli esami di notte come lo fanno in alcuni ospedali. Allora noi in questo momento viviamo una, l'ha detto già il segretario generale, ha detto già Zappuglia, noi viviamo un momento di stand by, usando un termine, perché veramente Paolo Zappulla diceva la politica è un po' distratta, ma in questo momento è particolarmente distratta perché è chiaro che capite da voi stessi che la nomina di direttore generale non è una roba di poco conto, no? Per cui in questo momento c'è sia operazione di bilancino, equilibrio e storie, perché la situazione in cui si trova Procetta non deve neanche sbagliare a fare le nomine perché gli potrebbe saltare la poltrona sotto. Ma nel momento in cui se resterà Zappia o verrà un nuovo direttore generale, a noi poco importa questo, no? È chiaro che la discussione che stiamo mettendo in campo, che abbiamo definito vertenza sanità, non è soltanto l'ospedale Moscatello, perché anche ad Augusta il problema non è solo l'ospedale, ma c'è tutta la vicenda dell'integrazione con i servizi territoriali, l'assistenza domiciliare integrata, il fatto che ci devono essere percorsi di salute che prevedono tante altre cose. Noi apriamo una vertenza che a partire da Augusta interessa a 360 gradi tutto il pianeta della sanità, compresa la questione che lei poneva, se lei fa un'azione legale con il suo avvocato, il problema è questo, che ha sbossato i soldi con il suo avvocato, ma l'ASP già ha pagato in passato, ha fatto che la gente si è picchiato un giorno di ferie, ha usato tassi per andarci, cioè, c'è gente che ha sì, è stata ristorata, come si dice, in termini di legge, però lei deve attivare un'azione, un'azione individuale. Ma ripeto, nel momento in cui saremo in grado di sederci, con un direttore, no, poi l'ASP si rifà, allora forse non è stato detto perché sono cose che poi sono interne all'ASP, ma è stato sospeso un primario all'ospedale di Aule, non so per quanti mesi, forse ha avuto pure gli arresti domiciliari. È stato sospeso un altro all'ospedale Umberto I per 3 mesi, per tutta una serie di vicende che sono appunto connesse alla loro attività. Quando i cittadini, le organizzazioni sindacali si attivano, poi probabilmente, io ho sempre detto, non siamo in grado di fare forse del bene, ma quando vogliamo fare poi del male, da questo punto di vista, è abbastanza facile. Ripeto, con il nuovo direttore generale ci sederemo per veramente... L'obiettivo è la ristrutturazione e la riqualificazione del sistema, che è così com'è. È chiaro che no. È chiaro che no. Quindi è un invito, questo noi che lanciate alle persone, alla città. Noi ci inviteremo a questo incontro, che speriamo di fare nel giro di 10-15 giorni al massimo, alle associazioni che sappiamo essere state impegnate nella battaglia per l'ospedale, in difesa dell'ospedale. Lo faremo alle associazioni che abbiamo già ben individuato perché le abbiamo incontrate e viste durante quella fase e anche ai singoli cittadini che si tipo non per scriverlo ci sono associazioni esatto, tutte, io mi ricordo di aver partecipato qui a un paio di una grandiosa di proporzioni più ridotte, di aver incontrato in questa sede comitati cittadini, gruppi di cittadini che ci chiedevano di partecipare alla battaglia. Stavano degli imputati, fra l'altro. Le parrocchie, senza motivo. Le parrocchie. Io penso che ci sia dentro Augusta, purtroppo non ci sono i partiti, ma per fortuna ci sono i cittadini che si battono e spero continueranno, vorranno continuare a battersi
per l'interesse della città, io penso che ci sono le risorse per fare una battaglia. Ovviamente inviteremo anche le altre organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, degli artigiani, dei commercianti, tutti quelli che hanno a cuore, e non speriamo che abbiano a cuore, l'interesse generale di questa città. E con loro costituire questa fronte comune, questo comitato cittadino di tutte persone, associazioni, enti, che ci permetta di lanciare questa grande mobilitazione, perché ci sarà bisogno di fare una grande mobilitazione per riaccendere questi riflettori, per dare fiducia ai cittadini e per attrarre l'attenzione della politica. Sembra ancora non fanno il direttore generale. Cioè, ma può essere nelle sue piene funzioni? Noi ci dobbiamo rivolgere alla politica e all'assessore regionale. Voi state lamentando il fatto che ancora mancano queste nomine. Quindi se voi fate una manifestazione e la rivolgete, che c'è l'interlocutore, allora, infatti c'è un commissario, c'è il commissario attualmente quello che svolge, però dice che le vertenze li aprirete una volta che si inserirà. No, facciamo subito. Io ho detto, la nomina potrebbe essere anche fra 3 mesi. Ma voi avete detto che aspettate che ci sarà completamente. Tant'è che ha detto che ci rivolgiamo all'assessorato direttamente per avere la. Ho detto che per noi quest'alibi del fatto che c'è il commissario. Ah, vabbè, non l'ho capito male. Perché Zappia dice che lui il commissario non può prendere. No, Zappia dice che da qui a qualche giorno non ci sarà più. E quindi l'immobilismo invece responsabilità o decisione. Noi vogliamo che su Augusta ci sia l'attenzione da parte del governo regionale. Aspettiamo la riunione di giunta da Augusta per l'ospedale, noi, per il porto. Per quello che ci riguarda, noi vogliamo fare intanto questo passaggio assieme, proveremo a coinvolgere quanto più persone possibile, anche singoli cittadini. Con loro lanciare una mobilitazione, un'azione di mobilitazione da fare entro un mese massimo. Se c'è ancora un commissario, rivolta a lui. Se ci sarà il nuovo direttore generale, sarà rivolta al direttore generale. Vabbè, risponde. Io penso ormai si sono arresi, bisogna vedere un periodo che si trova anche il porto, che se avessimo resistito un altro posto che quando si è bloccato il porto c'eravamo qua noi, anche la decisione l'abbiamo presa assieme, quella di far fare lo sciopero agli operatori del porto. Io penso che la sfiducia e la rassegnazione della gente sia giustificata dal fatto che una grande mobilitazione non ha prodotto i risultati che la gente si aspettava, e questo è il grande limite, della politica. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.